Buonasera, le news aggiornate di oggi, sabato 4 dicembre. Appello del sindaco di Ribera Matteo Ruvolo a fronte della ufficializzazione stamattina da parte dell'ASP di Agrigento di 68 contagi nel suo comune. In questa fase in cui assistiamo alla crescita esponenziale dei contagi, afferma Ruvolo, è fondamentale continuare ad osservare le prescrizioni che possono ridurre la circolazione del virus. Il sindaco invita a vaccinarsi, l'unica strada, dice, per evitare di piombare nei tremendi periodi che abbiamo vissuto e vorremmo lasciarci alle spalle. Ancora problemi di fornitura idrica in provincia di Agrigento. Sicci l'acqua è reso noto nelle scorse ore che dalle 7.30 di lunedì 6 dicembre fino all'8 dicembre sospenderà l'esercizio dell'acquedotto Favara di Burgio per effettuare interventi di manutenzione. Si prevede la riattivazione delle forniture entro le ore 12 di mercoledì 8 dicembre. Sarà pertanto interrotta la distribuzione nei comuni di Agrigento, Cattolica, Montallegro, Realmonte, Siculiana, Ribera, Calabonaci, Porto Empedocle. L'autopsia eseguita su incarico del sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova sul corpo di Salvatore Di Gangi, il capomafia di Sciacca di 79 anni, trovato morto nei giorni scorsi sui binari in una galleria ferroviaria della stazione di Genova Principe, esclude l'ipotesi di un omicidio. Di Gangi sarebbe dunque morto per un malore o per l'impatto con un treno. Esulta il Comitato per l'Acqua Pubblica di Menfi che in una nota firmata da Gaspare Bonfiglio e Paolo Campo afferma che il riconoscimento della gestione diretta da parte del commissario regionale con un provvedimento che alcuni giorni fa è stato ratificato dall'ATI è una grande conquista, una vittoria dei cittadini, dicono i due, delle amministrazioni comunali e del Comitato Acqua Menfi. Abbiamo difeso la nostra risorsa da attacchi esterni e interni che ne hanno rallentato l'approvazione. Invitano poi l'amministrazione comunale guidata da Marilena Mauceri ad approvare il bilancio in tempi rapidi per adempiere ai provvedimenti prescritti nel deliberato di approvazione. Cominceranno ufficialmente il prossimo 2 gennaio i saldi invernali in Sicilia. L'assessorato regionale alle attività produttive ha accolto infatti la richiesta delle associazioni di categoria di anticipare la data dei saldi invernali al 2 gennaio. Il provvedimento, il decreto ufficiale, uscirà a giorni. Calcio domani allo stadio Gurrera di Sciacca per la 13ª giornata del campionato di eccellenza si affronteranno Unitas Sciacca e Canicattì. La squadra nero-verde affronta una delle protagoniste del torneo, un avversario che in questa stagione sta puntando al salto di categoria. Partita difficile, ma lo Sciacca, dice l'allenatore, giocherà per vincere. Il match avrà inizio alle ore 14.30. Pallavolo, saranno in campo entrambe domani pomeriggio le due squadre saccensi di serie C maschile e serie D femminile. Nel primo torneo il volley Sciacca Schittone Gioielli giocherà in casa Sicilia Sport alle ore 17 contro il Don Orione. I saccensi hanno vinto le ultime due partite stagionali, gli avversari sono a zero in classifica. Le ragazze del volley club Sciacca nel campionato di serie D femminile giocheranno sempre domani alle 17.30 in trasferta a Cefalù. È tutto per il momento, grazie, buona serata e naturalmente buon fine settimana. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.